tutti. Oggi voglio mostrarvi questo scialle che è lavorato ai ferri. La sua particolarità è data dalla treccia centrale e invece di avere una punta ben marcata abbiamo questo piccolo arrotondamento. Lo scialle va lavorato partendo dal centro schiena e ripetendo quattro ferri che sono quelli della treccia, in pratica aumentiamo ai lati e a destra e a sinistra della nostra treccia fino ad ottenere il nostro capo. È una lavorazione molto semplice, è realizzata con dei ferri circolari da 8 mm lunghi 80 cm, perché come potete vedere l'ampiezza dello scialle è tale che abbiamo bisogno del cordino per poter contenere tutte le nostre maglie. E poi abbiamo bisogno di due marcapunti per delimitare la parte centrale del nostro scialle, le 8 maglie in cui quindi lavoreremo la nostra treccina. È uno scialle molto ampio. Io ho utilizzato due gomitoli di Madesimo, che è un filato fornitomi da Lisa Davi dal suo shop Filati Romance. È un filato da 150 grammi per gomitolo. Io ho usato, vi dicevo, due gomitoli e questo è quello che me ne è rimasto, sono all'incirca 17-18 grammi. Le misure dello scialle finito sono queste. Abbiamo la treccia centrale che andrà a misurare circa 62 cm. La parte invece che va sulle spalle, la parte superiore, avrà una lunghezza totale di 2 metri e 2 centimetri circa, mentre l'apertura di lato, tutta la parte laterale, viene a misurare circa 1 metro e 40, 140 centimetri. Ripeto, questo soltanto con due gomitoli di questo splendido filato. Ovviamente se volete potete anche realizzarlo più piccolo, fermandovi man mano che lavorate, non so, a 50 cm o a 45, come volete. Bene, ora vi lascio alla presentazione del filato e poi al tutorial del nostro scialle Madesimo. Buona visione! Questo è Madesimo, il filato che utilizzeremo per questo tutorial. Come potete vedere è un gomitolo molto voluminoso che pesa 150 grammi per 270 metri di lunghezza. Questo filato è prodotto in Italia dalla ditta Silke. È un filato molto soffice, dalle dimensioni abbastanza grandi, ed è composto dal 25% di alpaca, 27% in lana e 48% in acrilico. Si lavora con ferri dal 7 all'8 e deve essere lavato a mano. Il colore che
vedete in questo momento è il 10 ed è un veramente un tripudio di colori vivaci, sfumati tra loro, perfetti per realizzare un capo che dia un po' di vivacità a queste giornate invernali. Naturalmente troverete il link a questo filato e al negozio di Lisa Davi filatiromance.com nella info box. Per lavorare il nostro scialle con treccia centrale abbiamo bisogno di un ferro circolare da 8 mm lungo 80 cm, due marcapunti e un ferretto ausiliario per la nostra trecciolina centrale, ovviamente. Per mia esclusiva comodità, io vi mostrerò come iniziare il lavoro con un ferro circolare sempre da 8 mm ma lungo 40 cm perché è meno ingombrante da tenere qui davanti alla telecamera. Ok, partiamo con la nostra lavorazione e montiamo 10 maglie sul nostro ferro. Le montiamo in questo modo. Facciamo le prime due maglie, dopodiché le restanti 8 le montiamo inserendo il ferro tra le due e facendo un diritto, quindi estraiamo la maglia, facciamo una piccola torsione e la posizioniamo sul ferro di sinistra. Di nuovo inseriamo il ferro tra le due maglie, le ultime due, lavoriamo una maglia come al dritto e la posizioniamo sul ferro di sinistra. Continuiamo fino ad averne 10. Ecco qua, abbiamo le nostre 10 maglie montate sul ferro. Primo giro, facciamo i primi aumenti, quindi lavoriamo la prima maglia a diritto sia sul davanti che sul retro della stessa. Anche sulla seconda maglia facciamo il nostro aumento, quindi un diritto sulla parte davanti della maglia e un diritto sul retro. Ora facciamo un diritto e posizioniamo il nostro marcapunti. Continuiamo a lavorare facendo la lavorazione d'aumento sui seguenti 4 punti. Quindi per 4 volte aumentiamo lavorando la stessa maglia sul davanti e sul retro. 1, 2, 3, 3 e 4. Mettiamo il nostro marcapunti. In pratica, nella parte centrale abbiamo adesso 8 maglie. Ora lavoriamo 2 maglie
facendo sempre gli aumenti, quindi una, ed anche la seconda la lavoriamo avanti e dietro, l'ultima maglia la passiamo mettendo il filo sul davanti, quindi la passiamo e abbiamo terminato il nostro primo giro. In questo giro abbiamo un totale di 18 maglie. Secondo giro, lavoriamo la prima maglia con l'aumento, quindi un dritto prendendola sul davanti e un dritto prendendola sul retro. E ora possiamo far scivolare le due maglie. Ora lavoriamo a diritto fino al marcapunti, quindi sono una, due, tre e quattro maglie al dritto. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a rovescio le 8 maglie centrali, che sono quelle che poi utilizzeremo per la treccina, quindi 8 rovesci. Passiamo il nostro marcapunti e lavoriamo a diritto finché non restano due maglie sul ferro, quindi posizioniamo il filo sul retro del lavoro, lavoriamo una, due e tre maglie. Nella penultima maglia facciamo un aumento, quindi la lavoriamo prima sulla parte davanti e poi sul retro. Dopodiché passiamo il filo sul davanti del lavoro e facciamo scivolare l'ultima maglia senza lavorarla sul nostro ferro di destra. In questo giro abbiamo un totale di 20 maglie. E questi diciamo che sono stati i giri di preparazione. Adesso iniziamo la nostra lavorazione con la treccina. Quindi iniziamo a lavorare con il nostro consueto primo aumento. Quindi lavoriamo la prima maglia, prima sul davanti a diritto e poi sul retro. Così. Adesso lavoriamo a diritto fermandoci prima degli ultimi due punti vicino al marcapunti. In questo caso ne abbiamo tre. Una, due e tre maglie al dritto. Ora facciamo un aumento nuovamente. Lavoriamo la nostra maglia a diritto sia sulla vasola davanti che sul retro. Poi lavoriamo un diritto e passiamo il nostro marcapunti. Ora con il nostro ferretto ausiliario prendiamo due maglie e le posizioniamo dietro al nostro lavoro. In questo modo. Facciamo due diritti dopodiché andiamo a lavorare le nostre due maglie che
che abbiamo in sospeso sul retro. Ecco, possiamo sia posizionarle di nuovo sul ferro di sinistra che lavorarle direttamente dal ferretto ausiliario in questo modo. Una e due. Ora ripetiamo di nuovo due maglie sul ferretto ausiliario in sospeso sul retro, due diritti, e a diritto le due maglie in sospeso, una e due. Ovviamente voi lavoratele come vi rimane più comodo. A questo punto passiamo il nostro marcapunti. Lavoriamo un aumento . Dopodiché lavoriamo a diritto fino alle ultime due maglie, quindi tre diritti in questo caso. Ovviamente man mano che andiamo avanti le maglie aumenteranno. Tre diritti, un nuovo aumento, lavoriamo davanti e dietro la nostra maglia. Passiamo il filo su davanti e facciamo scivolare senza lavorare la maglia, l'ultima maglia sul ferro di destra. Secondo giro, facciamo il nostro primo aumento lavorando la prima maglia sia davanti che dietro a diritto. Ora lavoriamo a diritto fino ad arrivare al nostro marcapunti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo le 8 maglie centrali della treccina tutte a rovescio. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a diritto fino a che non restano solo due maglie sul nostro ferro di sinistra. Ora facciamo il nostro aumento lavorando avanti e dietro a diritto la nostra penultima maglia, dopodiché filo sul davanti, facciamo scivolare l'ultima maglia senza lavorarla sul nostro ferro di sinistra. Terzo ferro. Facciamo il nostro primo aumento, lavoriamo a diritto la maglia sia sul davanti che sul retro della stessa e abbiamo un aumento.
Ora lavoriamo a diritto finché non restano due maglie prima del marcapunti. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Queste due maglie ora le lavoriamo in questo modo. Lavoriamo un aumento nella prima delle due, quindi a diritto davanti e dietro, e un diritto. Facciamo scivolare il marcapunti, lavoriamo due diritti, una e due. Ora facciamo di nuovo la treccina, questa volta posizionando le due maglie sul davanti del lavoro. Quindi prendiamo due maglie, una e due, le posizioniamo sul davanti, lavoriamo le due maglie successive a diritto, quindi un diritto, due diritti, e ora lavoriamo le due maglie che abbiamo lasciato in sospeso sul davanti del lavoro, sempre a diritto, una e due, e due diritti per terminare la nostra sezione della treccina. Passiamo il marcapunti e lavoriamo un aumento, quindi due diritti nella stessa maglia, uno davanti e uno sul retro della stessa. Ora lavoriamo a diritto finché non restano due maglie sul nostro ferro di sinistra. Lavoriamo un aumento, quindi un diritto sul davanti della maglia, un diritto sul retro. E poi, come facciamo di solito a fine ferro, mettiamo il filo davanti e facciamo scorrere la maglia senza lavorarla sul ferro di destra. E questo è il nostro terzo ferro. Quarto ferro, quindi il retro dello scialle, lavoriamo il primo aumento, quindi diritto sia sul davanti che sul retro della maglia, dopodiché tutto a dritto fino al nostro marcapunti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo a rovescio le 8 maglie centrali. Passiamo di nuovo il marcapunti e lavoriamo a diritto finché non restano due maglie sul nostro ferro di sinistra. Ora, come al solito, aspettate, manca una maglia,
Ecco qua, ora come al solito facciamo l'aumento nella penultima maglia, lavorando a dritto sia davanti che dietro la nostra maglia, dopodiché passiamo l'ultima maglia senza lavorarla, in questo modo. E questo è il quarto giro. Ecco che inizia a intravedersi la nostra treccina. Oh, la cosa semplice è che da questo punto in poi non dovrete far altro che ripetere questi quattro giri. Allora, come vedete, questa è la quantità di filato che mi è rimasto. Io ho lavorato un totale di 25 ripetizioni, quindi ogni ripetizione abbiamo visto che sono 4 ferri. E misurando così grossolanamente, perché ecco, lo scialle non è che sia allargato bene, comunque diciamo che ho raggiunto una sessantina di centimetri di altezza centrale dietro, quindi della treccia. Ora abbiamo terminato quindi l'ultima ripetizione, lavorando il rovescio, ed ora passiamo a chiudere il nostro scialle in questo modo. Partiamo chiudendo normalmente le nostre maglie, quindi lavoriamo a diritto la prima maglia, sempre in modo molto morbido, non tiriamo troppo. Lavoriamo a diritto la seconda e poi accavalliamo la prima sulla seconda. Lavoriamo di nuovo la maglia successiva a diritto e accavalliamo. Continuiamo a chiudere le maglie in questo modo fino ad arrivare alla parte centrale della treccia, ossia al nostro marcapunti. Ecco qua. E passiamo ad accavallare l'ultimo punto prima del marcapunti. Ecco qua. Vedete, non tira per niente la chiusura, bella morbida. Ora togliamo il marcapunti, lavoriamo due maglie insieme a diritto, e accavalliamo la maglia precedente. Quest'ultima di nuovo, due maglie insieme a diritto, una e due, accavalliamo la maglia precedente su quest'ultima, di nuovo due maglie insieme a diritto, accavalliamo due maglie insieme a diritto, accavalliamo. Abbiamo chiuso le 8 maglie della sezione treccia. Togliamo il secondo marcapunti e riprendiamo a chiudere normalmente come abbiamo fatto per l'altro lato del nostro scialle, quindi un diritto e accavalliamo. Un diritto, accavalliamo e continuiamo fino a terminare tutti i punti. Ed eccoci all'ultimo punto da accavallare. Ecco qua. Ora non resta, come al solito, tagliare il filo, cucirlo e nascondere le codine che abbiamo
nei punti di partenza, alla fine e nel punto in cui abbiamo fatto la giuntura del filo tra il primo e il secondo gomitolo. Ed ecco terminato il nostro scialle morbidissimo, caratterizzato da questa splendida treccina centrale. Ecco, anche questo modello è molto semplice da realizzare una volta che avete memorizzato i quattro giri. Continuate sempre in questo modo e quindi non c'è bisogno nemmeno delle istruzioni vicino. Come al solito ringrazio Lisa Davi e il suo shop filatiromanzo.com per avermi fornito il filato madesimo con il quale ho realizzato questo scialle ai ferri particolare ma semplice nella realizzazione. Ora non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo tutorial. Buon lavoro e ciao a tutti da Lilla.